Oggi voglio raccontare una storia davvero bella, a mio parere una delle migliori che abbia mai trovato. Spero piacerà anche a voi perché è qualcosa che supera ogni pregiudizio, ogni stupida regola mentale che gli esseri umani hanno a causa degli stereotipi o altro. Il mondo non è fatto solo di persone superficiali e oggi spero riuscirete a capirlo. Volete sapere di cosa parlo? Prima di tutto ricordatevi di iscrivervi al mio canale Telegram di sconti e cominciamo! Alcune persone al mondo riescono a sconfiggere ogni genere di stereotipo, però in pochi ci credono. In pochi pensano che ciò che esiste nei film non possa esserci per nessun motivo nella vita reale. In quelli d'amore, per esempio, esistono delle coppie fuori dal comune. A volte una bellissima ragazza è in grado anche di sposare letteralmente una bestia. Ehi, non una bestia nel senso che il ragazzo è brutto, è solo una citazione al famoso film d'animazione. Comunque, come stavo dicendo, alcuni sono diversi. Credono nel vero amore, fino in fondo. Queste persone non guardano l'aspetto, ma il carattere, per davvero. Non come alcuni che a parole dicono spesso di volere qualcuno gentile e bello dentro, quando sappiamo benissimo che lo dicono solo per dire. Fate fatica a credermi? Allora dovete assolutamente sentire la storia di Anna Hayward, una ragazza genuina che crede in ciò che dice e fa di tutto per dimostrare agli altri che tutti sono uguali dentro, anche se all'esterno possono avere delle disabilità. Questa frase non è una cosa inventata da influencer che vuole attirare iscritti. L'ha detta perché il suo ragazzo Shane Borsow ha l'atrofia muscolare spinale. Questa malattia colpisce un neonato su 10.000 ed è una delle maggiori cause di morte infantile. In poche parole, semplici e non troppo complesse, visto che non sono un medico, vuol dire che i motoneuroni della spina dorsale che si occupano di dare i comandi di movimento ai muscoli muoiono, impedendo quindi al soggetto di fare movimenti. Una cosa davvero bruttissima, che Shane ha dalla nascita, è costretto da tutta la vita alla sedia a rotelle, ma non ha mai ceduto alla depressione. Sulla sua vita è stato fatto un documentario dove spiegava sì le difficoltà e le terapie da rispettare per quanto riguardava il suo problema, ma anche la sua incredibile motivazione ogni giorno. Sorrideva e sorride tutt'oggi. Vive sempre come se fosse l'ultimo giorno, perché è in questo modo che può compiere cose impossibili perfino per le persone senza disabilità. Da questo documentario, Anna Hayward è rimasta molto colpita. Si era decisa quindi a mandargli un messaggio dove lo incoraggiava, ma dopo un paio di giorni da quell'SMS aveva deciso di scrivergli ancora, chiedendogli come andasse. La risposta di Shane è stata molto divertente. Spesso e volentieri, infatti, lui fa battute sul suo problema per far sorridere gli altri. Dopo alcuni mesi Anna e Shane si erano affezionati moltissimo, quindi la ragazza decise di andare in Pennsylvania, dove il ragazzo abita, e conoscerlo direttamente. Non era come se lo immaginava, era completamente diverso da ciò che aveva in mente. Pensava avrebbe vissuto una situazione molto imbarazzante e forse vergognosa, e invece Shane è riuscito a metterla a suo agio e Anna non si è mai divertita tanto in vita sua. Da lì le visite di Anna sono diventate ancora più frequenti, quando finalmente si sono messi insieme. Anna non aveva più dubbi. A lei non importava niente se era disabile, perché dentro era davvero una persona meravigliosa e soprattutto divertente. Eh sì, essere divertenti a volte aiuta sul serio. La faceva ridere come non mai. Dal 2016 quindi stanno insieme, ma gli sguardi sono davvero insistenti a volte. Alcuni vedendoli pensano Anna sia la sua badante o un parente, e alcuni addirittura dicono lei stia con lui per pietà. Davvero? Cioè, davvero qualcuno ha il coraggio di affermare certe cose senza nemmeno conoscerli? Comunque, hanno raccontato una volta di essere andati in un ristorante e una donna si è messa a piangere quando li ha visti baciarsi. Forse un po' esagerato, ma quella stessa signora gli ha detto che sono la coppia più bella del mondo. Quindi non era un pianto di tristezza, bensì di felicità. Nei luoghi pubblici accade spesso. Alcuni pongono domande alquanto insolite e tanti si chiedono come faccia una ragazza bella, bionda e atletica a stare con un ragazzo del genere. Ovviamente queste cattiverie nemmeno le ascoltano, visto che sono impegnati con la loro vita. Beh, questo genere di domande gli viene posto specialmente su YouTube, dove hanno un loro canale. Squirmy and Grabs, non so se l'ho pronunciato giusto, una volta a settimana pubblicano cose della loro vita, della loro strana vita di coppia, spiegando anche alcune difficoltà da affrontare, come per esempio il fatto che Shane, nonostante sia maggiorenne, a volte venga scambiato per un bambino. Quando ordina una birra, molti gli dicono di no o ridono prima di consegnargliela. Se quindi siete curiosi di vedere i loro vlogs, vi consiglio assolutamente di farci un salto. Per finire, sono sicuro che vi stiate chiedendo una cosa, ma come fanno a letto? Beh, fanno l'amore, e come? Anna ha detto che non si sente per nulla intrappolata ad accudire Shane e che riescono entrambi ad avere una relazione intima più che soddisfacente. Beh, non sono interessato a entrare nei dettagli e andrò sulla fiducia.
Con questo concludiamo, che dite? Vi è piaciuta questa storia? Perché a me sì, e devo dire che con i loro video sono riusciti a mostrare davvero al mondo che non esistono solo le coppie convenzionali in giro, l'amore può esserci in ogni genere di forma, e che non sono tutti superficiali al mondo. Noi ci sentiamo alla prossima, gente, stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.